In studio Giada Giaquinta. Buon pomeriggio ancora e bentrovati ai nostri telespettatori a una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura andiamo a Pozzallo perché è durato circa un'ora il sopralluogo da parte della task force nominata dalla regione per verificare le condizioni strutturali dell'hotspot di Pozzallo che ospita i migranti. È stata acquisita anche una documentazione negli uffici del comune. Il punto da Viviana Sammito. All'hotspot di Pozzallo continuano i trasferimenti degli immigrati. Ieri pomeriggio 6 minori non accompagnati sono stati allocati in una comunità in provincia di Agrigento. Su decisione del Viminale, ha chiarito il sindaco di Pozzallo Roberto Amatuna, e non quindi per effetto dell'ordinanza regionale sullo sgombero dell'hotspot del governatore Nello Musumeci, il quale però ha fatto arrivare ieri la task force per la verifica della congruità delle condizioni dell'hotspot di Pozzallo con un decreto firmato dall'assessore regionale Ruggero Razza. La task force è rimasta con l'amaro in bocca dopo aver appreso che poco prima del loro arrivo, per constatare le condizioni in cui erano ospitati gli immigrati positivi al Covid, erano invece stati già trasferiti per essere imbarcati nella GNV Azzurra per la quarantena. L'organismo, coordinato dal professore Cristoforo Pomara, ha acquisito la planimetria e la documentazione che riguarda la realizzazione dell'hotspot di Pozzallo. Ieri pomeriggio sono stati eseguiti rilievi con il laser scanner, con una videocamera, per riprendere gli ambienti interni e realizzare una proiezione in 3D per diversificare e adeguare spazi e percorsi, adottando il metodo Siracusa, dove l'Umberto I, dopo l'insediamento del Covid Team, sono diminuiti i contagi. Compito della task force è accertare le condizioni strutturali igienico-sanitarie e apportare eventuali modifiche nei centri dell'isola al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei migranti, del personale sanitario delle forze dell'ordine e dei cittadini. La protezione civile regionale darà supporto logistico per le misure di isolamento. Il centro di Pozzallo è costituito da uno stanzone dove erano accolti positivi, già tutti trasferiti. Un immobile dove ancora sono ospiti 94 immigrati. Nelle tende ci sono gli immigrati in attesa di trasferimento negli SPRAR e poi ci sono 10 ambulatori. Oggi è previsto un altro tampone a tutti gli immigrati, i cui risultati potrebbero già arrivare domani. È necessario creare ambienti separati per evitare la promiscuità tra negativi e positivi. La task force poi si è spostata nell'ex azienda agricola Don Pietro, in territorio di Ragusa, dove sono ospitati 106 migranti, tutti negativi al Covid-19. Domani il sopralluogo è previsto nel centro di Contrada Imbriacola, Lampedusa, poi a Siculiana, Messina e Trapani. Sarà la commissione, alla fine del sopralluogo, luoghi a consegnare la relazione all'assessorato regionale alla salute. E intanto è braccio di ferro tra il governo nazionale e il governo regionale Nello Musumeci per l'ordinanza che riguarda lo sgombero degli hotspot. Il Viminale non ha ancora impugnato l'ordinanza, mentre il governatore Musumeci ha diffidato i prefetti. Per fare chiarezza abbiamo chiesto l'intervento del costituzionalista, il professor Agatino Cariola. Sentiamo. È possibile che nei centri d'accoglienza ci siano condizioni di tempo, di luogo, di modo, in ordine all'emergenza sanitaria, in ordine all'emergenza Covid, diverse da quelle che valgono per l'intero territorio nazionale? Il presidente Musumeci ha posto questo problema. Si sta assistendo a un vero e proprio braccio di ferro in queste ore tra il governo nazionale, che minaccia di impugnare l'ordinanza sullo sgombero degli hotspot dei centri d'accoglienza dei migranti, firmata lo scorso 22 agosto dal governatore dell'isola Nello Musumeci, il quale ha invece diffidato ieri sera i prefetti che, in assenza di una presa di posizione del Viminale, non hanno ottemperato il suo provvedimento, ma lui è già eventualmente pronto a ricorrere al TAR. I prefetti, che sono i massimi rappresentanti del governo nei territori, devono dare conto al ministro dell'interno, da cui dipendono, e non hanno ancora assunto alcuna posizione diversa, tranne che quella di accelerare i trasferimenti degli immigrati come è previsto già dal governo nazionale. Mentre il presidente Musumeci ha richiesto di illustrare il cronoprogramma del progressivo svuotamento degli hotspot per le gravi ragioni di promiscuità e assembramento in cui sono costretti gli ospiti, sul terreno si gioca una partita delicata su cui è necessario fare una distinzione di competenze. L'immigrazione è materia dello Stato,
della salute e di Stato e Regione, e per il governatore la priorità è nell'interesse collettivo. Per fare meglio chiarezza, abbiamo chiesto l'opinione del costituzionalista, il professore Agatino Cariola. Ritengo che il presidente Musumeci abbia posto un problema che è un vero e proprio problema della legge di riforma costituzionale del 2001, che ha previsto una competenza statale in materia di immigrazione e una competenza a metà concorrente, si dice tecnicamente, tra Stato e Regioni in ordine alla sanità. La tutela della salute e di competenza appunto dello Stato e delle Regioni, di fatto l'attività gestionale è di competenza della Regione. Ora, la legge di riforma costituzionale del 2001 è sbagliata appunto nella misura in cui pretende di distinguere e di dividere le competenze. L'immigrazione non è un fatto isolato dagli altri ambiti materiali, dalla tutela dell'ordine pubblico, dalla tutela della salute, dalla necessità di considerare lo sviluppo dei territori. E questi due ultimi ambiti, tutela della salute e rappresentanza dei territori, sono certamente di competenza della Regione. Se un TAR affrontasse solamente il problema relativo alla competenza, sui centri di accoglienza decide lo Stato e solo lo Stato, sovvolerebbe, non affronterebbe il problema di merito. Il presidente Musumeci è stato particolarmente intelligente nel porre un problema di tutela della salute all'interno dei centri di accoglienza e non semplicemente un problema di gestione dei medesimi centri. Nessuna velleità discriminatoria da parte del governatore, ma nelle ultime ore si sta consumando da parte delle opposizioni l'attacco politico e anche giudiziario. L'ultimo proviene dal senatore renziano Davide Faraone, che ha depositato una denuncia alla procura di Agrigento nei confronti di Nello Musumeci per procurato allarme, abuso di ufficio e diffamazione, mentre poche ore fa i social hanno bombardato l'account di Faraone di insulti rivolti anche alla famiglia. Coronavirus, sono due pazienti dimessi dall'ospedale Maria Paternò a Arezzo. Si tratta del rumeno, il marittimo, e una turista francese che adesso potranno tornare a casa. Intanto a MTG il messaggio del direttore generale dell'ASP di Ragusa, Angelo Aliquo, che invita a non abbassare la guardia e fa il punto sui contagi in provincia di Ragusa. Il paziente rumeno e la paziente francese si sono negativizzati. Scende il numero di persone ricoverate per Covid-19 all'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. In totale, ad essere ricoverati all'OMPA sono 8 pazienti, di cui 2 in terapia intensiva. In malattie infettive restano 6 persone, 2, come detto, le persone dimesse nella mattinata di oggi a seguito di doppio tampone negativo. Intanto, in queste ore, il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa, Angelo Aliquo, nel dare questa felice notizia per la comunità, evidenzia le non poche criticità dell'emergenza sanitaria, in particolare per la mancanza di personale sanitario. Sono 8 pazienti, di cui 2 in terapia intensiva. E questi sono quelli che ovviamente ci creano più problemi, perché di loro si occupano i sanitari, tra cui i medici anestesisti, che sono chiaramente pochi. È il problema dei problemi, quello della carenza di personale, soprattutto personale dirigente medico. Manca nei pronti soccorsi, manca nell'anestesia e rianimazione, manca nelle ortopedie. L'ho detto fino alla noia, capisco che è sempre la stessa lamentela, ma purtroppo è così, e non siamo riusciti ancora a risolvere questo problema. È un problema che non riguarda solo Ragusa, chiaramente, ma in questo momento parliamo di Ragusa, ci colpisce particolarmente. Non manca l'appello alla comunità. Fino alla noia, utilizzare il distanziamento, evitare comportamenti che fino a ieri ci sembravano normali, baci, abbracci, bere dalla stessa bottiglia, pratica assai usata dai giovani, lo facevo anch'io tanti anni fa, oggi non si può fare, perché poi piangere, andare dai propri genitori piangendo
confessando di aver bevuto la stessa bottiglia, non è una delle pratiche più intelligenti da fare in questo momento. Quindi stiamoci attenti, perché se rispettiamo queste singole facili regole, limitiamo il contagio. Coronavirus e scuola, si è parlato della ripartenza a settembre nel corso del tavolo tecnico regionale che si è svolto ieri pomeriggio in videoconferenza. Intanto oggi un vertice governo-regioni con i ministri Azzolina e Speranza, tra i nodi da sciogliere quello dei trasporti e il protocollo anti-Covid. È durato 4 ore il tavolo tecnico regionale sulla riapertura della scuola a settembre, i cui attori stanno lavorando in questa fase delicata in totale sinergia, cercando di risolvere punto per punto le criticità legate all'emergenza Covid. Tra le questioni affrontate, i banchi monoposto, l'edilizia scolastica, la carenza d'organico, il personale infatti non è sufficiente a garantire lo sdoppiamento delle classi. Alla riunione di ieri pomeriggio, svoltasi in videoconferenza, hanno partecipato l'assessore regionale all'istruzione La Galla, il presidente della Task Force regionale Elio Cardinale, il direttore dell'ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti, i responsabili ANCE, la presenza del sindaco Leo Luca Orlando in qualità di presidente e l'assessore a ramo al comune di Palermo Giovanna Marano. Premesso che il quadro regionale appare complessivamente sotto controllo, dichiara l'assessore La Galla in una nota stampa, il monitoraggio della situazione in continuo aggiornamento da parte di ANCE e USR ci permetterà di focalizzare nel giro di qualche giorno i casi di più critica rilevanza che ci proponiamo di affrontare anche con l'eventuale ricorso all'intervento dei prefetti, così come sollecitato dall'USR, dice La Galla. L'assessore rende noto che, con l'intento di acquisire ulteriore disponibilità di locali, è stato approvato un documento di intenti tra l'assessorato regionale e la Conferenza Episcopale Siciliana ANCI e USR, finalizzata all'utilizzo in comodato d'uso di spazi idonei all'accoglienza degli studenti, riorganizzando adeguamente le attività prima dell'inizio dell'anno. L'assessore rende noto che, in virtù della convenzione sottoscritta dall'assessorato regionale dell'istruzione e dall'assessorato regionale della salute con gli ordini provinciali dei medici, ogni scuola potrà contattare i referenti dell'ordine per attività informative tecnico-scientifiche e sanitarie in supporto alle strategie di prevenzione e contrasto del contagio. Inoltre, ogni ASP provinciale, dice La Galla, sta provvedendo a comunicare sul proprio sito istituzionale l'assetto organizzativo per la somministrazione dei test sierologici rivolti al personale scolastico, assolvendo così le numerose richieste avanzate dalle scuole. In attesa che gli istituti completino la riorganizzazione dei locali, la task force regionale presieduta da Cardinale ha ribadito nel corso dell'incontro, in coerenza con le recenti linee guida nazionali, l'obbligo di utilizzo delle mascherine sino a quando, a seguito della sostituzione dei banchi, non sarà stato possibile garantire il necessario distanziamento interpersonale. Infine, alla luce del bando pubblicato dal Ministero dell'Istruzione per l'acquisto dei banchi monouso, è stato comunicato che la distribuzione alle scuole siciliane avrà inizio a partire da giorno 8 settembre. Intanto oggi si è svolto un vertice in videoconferenza con regioni ed enti locali convocato dal ministro degli affari regionali Boccia con i ministri Azzolina, Speranza e De Micheli. Hanno partecipato il capo della protezione civile Borrelli e il commissario Arcuri. Tra i nodi da sciogliere un protocollo unico per la gestione di eventuali casi di Covid all'interno delle scuole e quello dei trasporti. Il documento dell'Istituto Superiore di Sanità sulla gestione di eventuali casi Covid nelle scuole vale come protocollo condiviso da adottare in tutta Italia, anche se resta un testo aperto che potrà essere arricchito con il passare dei giorni, un vademecum per l'apertura delle scuole che può essere sempre aggiornato con esperienze sul campo, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, che sottolinea come siano in lavorazione provvedimenti che però dovranno essere condivisi. Per questo il lavoro dell'esecutivo prosegue sul fronte del dialogo con i governatori, ha detto il ministro Speranza. Chiedono delle risposte alla regione siciliana i tirocinanti che hanno partecipato all'avviso 22 ancora in attesa di essere pagati. A distanza di mesi torniamo ad affrontare la questione perché solo una minoranza di questi ha percepito un primo acconto a fronte dei 6 mesi di tirocinio svolto. MTG, l'appello di uno di loro. Mi chiamo Oreste Lauria, sono un partecipante dell'avviso 22, mi faccio portavoce dell'intera categoria. Dopo aver fatto sentire la nostra voce mesi fa in merito ai mancati pagamenti, nonostante le promesse assunte e pronunciate ai media, ad oggi la gran parte dei tirocinanti non ha ricevuto neppure un centesimo, ad eccezione di una minoranza che ha percepito solamente un primo acconto a fronte di 6 mesi di tirocinio svolto.
Queste le parole di Oreste, 38 anni, palermitano, di cui avevamo parlato già mesi fa e che adesso ha ricontattato la nostra redazione per lanciare un appello alla regione siciliana. Ancora oggi, come altri miei colleghi, attendo il saldo dovuto della Regione Sicilia. Una minoranza è stata pagata come acconto, gli altri nemmeno un centesimo. Chiedo pertanto alla Regione Sicilia di sbloccare i pagamenti perché siamo veramente in difficoltà economica e disoccupati. Oreste è uno dei 6.000 stagisti che hanno iniziato i tirocini retribuiti grazie al progetto Avviso 22, nato per facilitare l'inserimento al lavoro. L'Europa aveva messo a disposizione 25 milioni di euro per permettere ai residenti in Sicilia di partecipare a stage aziendali retribuiti della durata variabile tra 6 e 12 mesi, retribuiti 500 euro al mese. I tirocini, iniziati tra settembre e ottobre dello scorso anno, erano stati sospesi a causa del Covid e sono ripresi circa 2 mesi fa. L'Avviso 22, prosegue ancora Oreste nella sua lettera, nasceva con lo scopo finale che noi tirocinanti alla fine venissimo assunti dalle aziende private o enti, invece hanno istituito un nuovo tirocinio, l'avviso 30, e noi dell'avviso 22 siamo stati ignorati e lasciati a casa, non pagati e nuovamente disoccupati, dice Oreste che aggiunge: ritengo vergognoso questa situazione, ci ha tra l'altro precluso l'opportunità di non poter accedere a qualunque bonus o reddito di cittadinanza perché risultavamo assunti pur lavorando praticamente gratis. Ci sentiamo beffati e offesi e pretendiamo solo di ricevere quanto ci spetta per il lavoro svolto. Oreste ci ha riferito di aver contattato il Dipartimento regionale del lavoro, delle politiche sociali e delle attività formative della regione siciliana e che pare che i ritardi siano dovuti al fatto che ci siano troppe pratiche da sbrigare e poco personale. Abbiamo tentato di metterci in contatto con l'assessore regionale Antonio Scavone per avere delle risposte, ma senza successo. Gli hanno chiesto un incontro al commissario alla dirigenza del consorzio di bonifica di Ragusa, i sentenziati della legge 16 del 2017, articolo 8, per capire a che punto siano le transazioni per entrare nei POV, così come ci hanno riferito. C'è anche la questione dei pagamenti arretrati e se non ci saranno novità, i dipendenti intendono andare in assemblea permanente alla sede Iblea dell'ente in via della Costituzione. Andiamo adesso a Vittoria perché l'immobile abbandonato di Contrada Boscopiano è stato al centro di un incontro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi in prefettura a Ragusa. Lo stabile era stato occupato abusivamente da un gruppo di migranti, così come hanno denunciato i residenti della zona che avevano presentato un esposto alla procura denunciando una situazione di degrado. Degrado sociale e disordine, quanto avevano denunciato i residenti della zona dell'immobile in costruzione abbandonato di via Iapichino, Contrada Boscopiano a Vittoria. La struttura occupata abusivamente dagli immigrati è stata al centro di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura Ragusa. I residenti avevano segnalato anche presunte attività illegali che si svolgevano nell'immobile in costruzione mai completato con una destinazione di struttura recettiva. Nel corso della riunione che si è svolta lunedì discorso è emerso che l'immobile in questione già nel 1998 era stato oggetto di ben 2 ordinanze del sindaco di allora, che aveva intimato alla proprietà la chiusura degli accessi dell'edificio e la predisposizione di una recinzione, un'ordinanza che tuttavia non ha avuto mai una compiuta esecuzione e riscontro in ordine alle prescrizioni imposte alla proprietà. Pare inoltre che nessuna segnalazione sia mai giunta alle forze di polizia prima del 26 luglio scorso, data in cui è stato effettuato un sopralluogo. Inoltre la prefettura rende noto di aver interessato il gruppo del progetto Family Building Together, operante nell'ambito delle azioni di prevenzione per il contrasto al caporalato allo scopo di attuare mirati interventi di informazione ai fini di reinserimento sociale. Sulla base di quanto disposto dal prefetto, la commissione straordinaria del Comune di Vittoria dice di aver disposto accertamenti alla Polizia Municipale e all'ufficio tecnico. Attraverso dei sopralluoghi svoltisi nei giorni scorsi, anche con il contatto e la collaborazione diretta con i residenti, è stato verificato che l'immobile in cattivo stato di manutenzione si presenta in pessime condizioni igienico-sanitarie, dovute anche alla presenza di colonie di volatili. Inoltre è stata constatata la presenza di 2 materassi ed è stato accertato che la struttura venga utilizzata saltuariamente da senza tetto, ma nessun segno, così come dice la prefettura, lascia presumere una costante presenza di persone. La commissione in una nota rassicura di aver messo in atto dei provvedimenti attraverso la direzione territorio e patrimonio e che all'esito degli accertamenti convocato il legale
legale rappresentante della società proprietaria dell'immobile, ha notificato una diffida affinché si provveda immediatamente alla pulizia e alla rimozione dei giacigli e che vengano eseguite opere per impedire l'accesso di terzi all'interno della struttura. Gli uffici preposti, dice la Commissione, vigileranno sul rispetto e l'esatto adempimento delle prescrizioni imposte. E da Vittoria ci spostiamo a Ragusa Ibla perché arriva la denuncia dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che mettono nero su bianco i disservizi relativi a Ibla come bagni non fruibili e la fontana dei giardini impresentabile, così come scrivono. Il tutto accade in pieno agosto, evidenziano i pentastellati che chiedono adesso spiegazioni all'amministrazione. A Ragusa la polemica sul turismo non si ferma. Questa volta il nuovo attacco del Movimento 5 Stelle mette in luce una grave mancanza da parte dell'amministrazione comunale in riferimento ai servizi offerti alla collettività e ai turisti in particolare a Ragusa Ibla. Il Movimento 5 Stelle infatti in una nota evidenzia come i bagni pubblici siano chiusi e che la vasca con la fontana sia in questo momento impresentabile al giardino ibleo di Ragusa Ibla. Il tutto in pieno agosto e così, come evidenziato dall'assessore al turismo del comune di Ragusa Ciccio Barone, con Ibla invasa da turisti. I gestori dei bar e dei pubblici esercizi, sottolineano i consiglieri pentastellati, sopperiscono a questa mancanza con i loro servizi, ma è fin troppo evidente che un borgo così rinomato e frequentato non può rimanere senza bagni pubblici al giardino ibleo che, tra l'altro, è il punto di arrivo di tutti i turisti. E poi, perché devono essere i bar a svolgere un'attività che dovrebbe essere regolarmente garantita dal comune? Come se non bastasse, neppure la fontana del giardino si presenta nelle condizioni ideali. Ma come? Secondo l'assessore comunale al turismo, c'è il tutto pieno a Ibla. E ci facciamo trovare così impreparati? Senza bagni pubblici al giardino ibleo e con la vasca che dovrebbe rappresentare una delle principali attrazioni del sito ridotta in queste condizioni? Chiediamo un intervento immediato all'amministrazione comunale affinché si possa porre rimedio a queste anomalie che, certo, non invogliano i visitatori a ritornare, evidenzia ancora il Movimento 5 Stelle di Ragusa. Contattato da noi, il sindaco Peppe Cassì è impegnato in un vertice e non ha potuto fornire chiarimenti su questa situazione denunciata dai pentastellati. Ci fermiamo adesso per una pausa pubblicitaria, dopo torneremo sulla serata che si è svolta ieri a Chiaramonte Gulfi sul tema coronavirus e parleremo della giornata internazionale del cane. Bentrovati in studio. Dialogo sul tema coronavirus. Ieri sera a Chiaramonte Gulfi hanno portato la propria testimonianza i giornalisti Emanuele Roncalli dell'Eco di Bergamo ed Emanuela Arabito, responsabile degli esteri per il TG3, originaria di Chiaramonte, che ha perso il fratello Giuseppe proprio a causa del coronavirus. Quanto è importante ancora parlare di coronavirus? Come è stato percepito dal pubblico, dalle varie regioni d'Italia e nel mondo come pandemia? E questo è l'argomento dell'incontro che si è svolto a Chiaramonte Gulfi in Piazza Duomo. Ospiti due giornalisti, un giornalista dell'Eco di Bergamo, Emanuele Roncalli, e una responsabile per gli esteri per il TG3, Emanuela Arrabito, legata a doppio filo alla questione del Covid perché ha perso un fratello per causa del coronavirus. La serata è stata moderata dal giornalista Salvatore Cannata. Quello che abbiamo vissuto noi bergamaschi non è stato un dramma, ma è stata una tragedia. Abbiamo perso qualcosa come 6.000 persone e queste 6.000 persone sono soprattutto anziani. Ho citato un proverbio africano che dice ogni qualvolta muore un anziano è come se bruciasse una biblioteca. Quindi sicuramente sono stati bruciati degli affetti, ma è stato bruciato anche un patrimonio culturale. La responsabilità dei media nel raccontare il Covid crede abbia amplificato o minimizzato, se si può generalizzare, il fenomeno? Purtroppo i media in questo periodo sono stati anche un po' disorientati da quanto dai pronunciamenti da parte della comunità scientifica, da chi sosteneva l'importanza della mascherina, da chi no, non certi comportamenti o meno. E quindi è vero che
non c'è stata una uniformità per quanto riguarda l'informazione e dall'altra parte si è focalizzata l'attenzione soprattutto sui numeri, non pensando che dietro a questi numeri, come dicevo prima, ci sono delle persone. A portare la propria testimonianza anche la giornalista Emanuela Rabito, originaria di Chiaramonte, responsabile per Rai TG3 degli esteri. Ha seguito il coronavirus nelle grandi realtà estere come India, Brasile, Stati Uniti e Messico, al momento a terzo posto per i contagi. Io seguo nel mio lavoro quotidianamente questo tipo di realtà, appunto non legate all'Italia, però ugualmente raccapriccianti. La giornalista ha parlato anche della propria vicenda personale per la perdita a causa del Covid del fratello maggiore Giuseppe Rabito, ricercatore Enea da anni a Roma, ma legato in modo particolare a Chiaramonte Gulfi, tant'è che vi ha dedicato tantissime poesie per le quali è stato anche premiato. È scomparso purtroppo in 15 giorni, aveva i polmoni completamente devastati e quindi naturalmente questa vicenda mi ha colpito molto, però sono consapevole del fatto che non è stata una disgrazia mia isolata, personale, la mia vicenda si inquadra in un disastro generale del paese da cui speriamo di uscire al più presto. Anni difficili di Luigi Zampa chiuderà ufficialmente la rassegna cinematografica del Modica Summer Fest. Domenica 30 alle 21 al chiostro di Palazzo San Domenico verrà proiettato il capolavoro del maestro Zampa, che mostra una significativa cartolina di Modica nel primo dopoguerra. Essendo i posti limitati è necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 320 4626 686, ingresso gratuito. E oggi è la giornata internazionale del cane, giunta alla 16ª celebrazione, un'occasione per commemorare l'importanza di un legame con l'amico a quattro zampe per eccellenza. Si celebra il 26 agosto la giornata internazionale del cane, arrivata alla 16ª edizione. Nata negli Stati Uniti su iniziativa di Colleen Page, sostenitrice del benessere animale, la giornata serve a celebrare tutte le razze, miste e pure, che sono fonte di benessere psicologico e fisico per l'uomo, ma anche per sensibilizzare la gente sul numero di cani che andrebbero adottati ogni anno dai canili. E quest'anno, in tempo di lockdown per il coronavirus, sono stati di grande aiuto psicologico, ma anche fisico, sia chi ha lavorato in casa in smart working, sia consentendo di uscire di casa e fare due passi per accompagnarli fuori per le loro necessità. Questi animali fedeli lavorano disinteressatamente per salvare le vite, tenerci al sicuro e portare conforto, ricordano in sintesi i siti dedicati alla giornata, rilevandone i pregi come proteggere le nostre famiglie, le nostre case, collaborare con le forze dell'ordine, aiutare il padrone disabile, soccorrere persone in situazioni di emergenza e aiutando nei percorsi di riabilitazione. Nelle case degli italiani ci sono 7 milioni di cani, secondo il Censis, e per l'occasione le più importanti associazioni del settore ricordano che gli alimenti per questi animali d'affezione e le prestazioni veterinarie sono gravati da un'aliquota IVA al 22%, al pari di un bene di lusso. Un carico fiscale importante che ricade direttamente sulle famiglie italiane, incompatibile con l'impoverimento post-emergenza. Osserva ASALCO, Associazione Nazionale tra le Imprese per l'Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia, che con le associazioni del settore che riuniscono medici veterinari e imprese dell'alimentazione animale e dei farmaci veterinari. Hanno chiesto al Governo e al Parlamento che al primo provvedimento utile gli alimenti per cani e gatti e le prestazioni veterinarie vengano permanentemente collocati in fascia IVA agevolata al 10%, la stessa dei medicinali veterinari. Adesso una comunicazione da Palazzo San Domenico: di servizi idrici previsti in queste ore nel quartiere Sorda, in particolare in via Silla, via Fabrizio, via Sacro Cuore, zone limitrofe, a causa di un guasto all'elettropompa di sollevamento del pozzo del campo sportivo, che non riesce a garantire una quantità di acqua necessaria al fabbisogno del quartiere. Rendono comunque noto dall'amministrazione che la situazione dovrebbe normalizzarsi nel giro di poche ore. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.